Il tema di questa breve conferenza è il confronto tra due abitati, distanti non solo da un punto di vista geografico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda le situazioni archeologiche, le strategie e i metodi applicati alla ricerca. Si tratta della palafitta di Molina di Ledro e dell'abitato sommerso del lago di Mezzano, quindi, come abbiamo detto, molto distanti da un punto di vista geografico. Iniziamo subito dalla palafitta di Molina di Ledro sul lago di Ledro. Si tratta di un lago di piccole dimensioni, di origine glaciale, stretto e dominato dalle prealpi. La Valle di Ledro, è un'arteria naturale che collega il grande bacino del lago di Garda alla Lombardia. È una valle trasversale all'andamento longitudinale delle prealpi. Il lago di Ledro, ha un emissario, il Massangla, e un emissario, il Ponale, sul quale è stata costruita una centrale idroelettrica che ha un po' regolato in qualche modo la ricerca nella palafitta. Nel 1929 viene scavata una galleria a servizio della centrale idroelettrica e questo provoca l'abbassamento del livello del lago e la prima emersione della palafitta che occupa quella che convenzionalmente veniva chiamata isola alla bocca del Ponale. È subito chiara l'importanza del ritrovamento e il sovrintendente alle antichità di Padova, Ettore Ghislanzoni, tentò una prima indagine. Purtroppo i tempi non erano favorevoli, il 1929 è l'anno della grande crisi economica, le risorse, sia quelle del ministero sia risorse messe a disposizione dai privati, non furono sufficienti e Ghislanzoni, bisogna riconoscere con grande onestà intellettuale, non attaccò, sebbene lo desiderasse, la parte centrale dell'isola, ma esplorò una zona del tutto marginale. Nell'inverno del 1936-37, una notevole siccità obbligò la centrale idroelettrica a pescare nel lago che era diventato il bacino di alimentazione. Il livello del lago si è abbassato moltissimo e ha provocato quindi la seconda immersione della palafitta. Il sovrintendente archeologo di Padova del tempo decise di procedere con quelle indagini che Ghislanzoni non aveva potuto permettersi e affida le indagini ad un professore dell'Università di Padova che aveva negli anni precedenti collaborato diversi anni collaborato con la sovrintendenza per quanto riguardava le presenze, i siti pre e protostorici. E quindi entra in scena Raffaello Battaglia, che vediamo qui in una foto dell'epoca. È il secondo da sinistra, al suo fianco un'altra archeologa del tempo, Pia Lavioso Zambotti, e all'estrema destra e all'estrema sinistra sono i due Nicolussi, gli assistenti di zona, che per la sovrintendenza hanno poi seguito giorno per giorno lo sviluppo dello scavo. I numeri della palafitta sono in un certo senso impressionanti perché la durata dello scavo è di 5 mesi e l'estensione è straordinaria, sono 4.200 metri quadri, praticamente è stata esplorata l'intera area della palafitta. Un'operazione molto impegnativa anche per i tempi e che per noi oggi è difficile da ipotizzare per tante ragioni anche di carattere finanziario. Si tratta comunque di uno scavo moderno perché Battaglia sovrappone alle trincee che apre sull'isola
una griglia costituita da quadrati di 2 metri per 2 metri. Gli operai hanno il compito di scavare uno strato per volta e questo consente di registrare la posizione orizzontale e verticale di ogni reperto, che infatti esce dallo scavo con il suo bravo cartellino. In questa foto vediamo uno dei due Nicolussi che registra le misure che gli vengono fornite. Quindi viene realizzata, vengono realizzate una serie di stratigrafie, ma non solo. Battaglia è profondamente convinto dell'importanza dei resti della natura, di natura organica, tanto che nella pubblicazione del 43, di cui poi parleremo, inizia a parlare dei materiali contenuti all'interno degli strati proprio dai resti, di natura vegetale. Sullo scavo fa intervenire alcuni falegnami che hanno il compito di riconoscere le essenze. Scrive poi più tardi che certamente niente può sostituire un'analisi botanica, però si trattava di centinaia e centinaia di pali. Una parte sono stati campionati e passati appunto ad un botanico e per il resto ha trovato questa soluzione, diciamo così, più speditiva. Comunque, l'interesse per questo aspetto, che in generale non si conserva negli scavi all'asciutto, era molto molto pronunciato in battaglia. E successivamente al 37 si svolsero altri scavi. Qui però noi esaminiamo soltanto lo scavo del 1980. Negli anni precedenti il Museo Tridentino di Scienze Naturali si era preoccupato di fare operazioni di pulizia dell'area archeologica a scopo museale e nel corso di questa operazione aveva individuato un testimone del deposito, piuttosto piccolo come vedete dalle misure, probabilmente prodotto dal fatto che due trincee non combaciavano in modo perfetto. Nel 1980 venne aperto un settore piuttosto ampio, quello indicato con la lettera che comprendeva il testimone e tutta l'area contigua, con la messa in luce dei pali che ancora ovviamente si conservavano. Perché parlare dello scavo del 1980? Venne diretto da Giovanni Leonardi con l'appoggio di diversi archeologi e di Claudio Balista, un geologo. Successivamente alla pubblicazione di Battaglia del 43 si sviluppò tutta una discussione, diciamo così, tra Ghislanzoni e Battaglia a proposito della struttura dell'abitato. Ghislanzoni, sulla base dei suoi dati, anche sosteneva che si trattava di un abitato su bonifica di sponda, mentre invece, secondo Battaglia, si trattava di una vera e propria palafitta, cioè di un impalcato aereo in acqua. Lo scavo del 1980 ha portato ad alcune osservazioni su questo piccolo testimone e con grande prudenza si adombrava la possibilità che si trattasse in realtà di un impalcato aereo all'asciutto, perché gli strati archeologici sembravano essersi formati appunto senza apporto idrico, e laddove invece gli strati sembravano essersi formati in acqua, risultava una rielaborazione dei materiali degli strati archeologici depositatisi precedentemente, oppure addirittura questi strati erano formati soltanto da materiale naturale, da materiale vegetale. Inoltre, l'analisi dei pali studiati, schedati anzi, intorno al testimone rimasto, aveva evidenziato una messa in opera che sembrava escludere la messa in opera in acqua. Molti pali avevano, per esempio, zeppe di pietra. Torniamo a parlare dello scavo del 37. Il potenziale conoscitivo dello scavo è ancora oggi enorme.
Battaglia riuscì a pubblicare un rapporto preliminare molto ampio, molto esteso, nel 1943 in piena guerra. Poi però non riuscì a riprendere in mano in particolare i materiali, pubblicò altre cose, ma diciamo di minor respiro rispetto a questo rapporto. Ma nonostante questo, la palafitta di Ledro con la sua stratigrafia e con i materiali in stratigrafia ha rappresentato un caposaldo per il bronzo antico, le prime fasi del bronzo medio dell'Italia settentrionale, anche per il bronzo antico in particolare, perché per esempio Fiavecchia è uno scavo, diciamo così, molto importante, però manca delle fasi mature del bronzo antico. Quindi il potenziale conoscitivo era e rimane per tanti aspetti straordinario. Restava però questo problema della gran massa di materiali, tutti i materiali raccolti durante lo scavo del 37, originariamente collegati al loro bravo cartellino e stipati nei depositi del Castello del Buon Consiglio, che restavano in gran parte inediti, per cui nel 1972, per impulso di Massimo Pallottino e dell'allora sovrintendente alle antichità di Padova, cioè Giulia De Fogolari, venne costituita questa commissione per lo studio della palafitta dei materiali di vetro. Le varie classi vennero assegnate a vari studiosi e l'industria del legno venne affidata a Maria Ornella Canfora, che allora era sovrintendente al Pecorini, che mi cooptò in questo lavoro. E quindi passiamo alla seconda parte della nostra chiacchierata, entrando un pochino più nel vivo dei problemi archeologici. Parliamo cioè dell'industria del legno. Intanto i materiali lignei, diciamo così, mobili, cioè non parliamo in questa sede dei pali che costituiscono la struttura dell'abitato, ma soltanto dei reperti mobili, sono una collezione molto importante, molto grande, sono circa 1000 pezzi. Battaglia si rese immediatamente conto che questo era materiale di grande delicatezza, perché appena usciva dal deposito, asciugandosi, si deformava, si spaccava, si perdeva in una parola. E scrive di avere chiesto consiglio al direttore dell'orto botanico della sua università, che gli suggerì di tenere questi materiali a bagno in una soluzione in cui entrava la gomma arabica, entrava lo zucchero, e cosa che lui fece puntualmente, e purtroppo però non tutti gli oggetti reagirono nello stesso modo. Io per parte mia posso dire che i reperti che hanno risposto meglio a quell'operazione sono stati i reperti di legno duro, per esempio il legno vitasso, mentre invece la quercia ha sofferto molto per il disseccamento. I danni provocati dal disseccamento sono stati molto, molto, molto consistenti, anche se nonostante ciò l'industria del legno di vetro continua a essere un patrimonio importante. Soltanto per dare un'idea di quello che è successo, dirò che dai giornali di scavo risultano dei giochi di aratro che sono pervenuti nelle mie mani in frammenti disseccati, e che è stato molto complicato riconoscere e ricomporre. Ma nonostante questo, ripeto, l'industria è un'industria di grande importanza. Certamente non è possibile applicare le normali categorie di studio. In questa slide vi ho riassunto un pochino la situazione. Il legno è un materiale vivo, morbido, tra virgolette, tenero, è in grado di conservare le tracce di tutta la sua storia, di tutta la sua vita, e
e quindi si presenta come una documentazione di tipo diacronico, molto più di quanto non accada, per esempio, la litica. Ultimamente si è molto sviluppato lo studio delle tracce di usura. Il legno è in grado di conservare dati relativi all'inizio della lavorazione, al periodo di uso e in alcuni casi particolarmente fortunati, o diciamo quando l'uso provocava delle usure, scusate il gioco di parole, molto forti, ci sono interventi di rinnovo di superfici consumate. In questa documentazione di tipo diacronico confluiscono due diverse situazioni. In uno stesso oggetto si possono riconoscere indizi, tracce, parti lasciate da fasi precedenti, l'ultima raggiunta nella vita reale dell'oggetto. Dobbiamo dire che molti oggetti sono arrivati in fase di abbozzo, cioè non completati, non definiti per un verso, e per l'altro verso l'appartenenza di oggetti diversi a uno stesso processo di lavorazione che viene articolato in fasi. In tutto ciò, la tipologia quindi diventa uno strumento sempre utile ma successivo, perché è evidente che non si può fare tipologia di oggetti che non si possono collocare, di reperti che non si possono collocare sullo stesso piano. I processi di lavorazione variano secondo la struttura degli oggetti e in base alla fibratura del legno. E, ricostruire i processi richiede a monte di tutto l'isolamento di generi distinti, cioè gruppi di oggetti che da un punto di vista morfologico non presentano una struttura omogenea. Per esempio, gli oggetti piani sono reperti in cui due facce contrapposte rappresentano l'elemento più importante nella struttura morfologica dell'oggetto, e successivamente queste classi vengono divise secondo la fibratura. La tipologia può avvenire soltanto successivamente. Proviamo a vedere qualche esempio. Un pochino è impossibile dare in uno spazio così breve un quadro completo della situazione. Io ho scelto dei reperti che possono essere significativi di quello che abbiamo detto finora. Parliamo dei recipienti, cioè di oggetti che sono caratterizzati da una prevalente cavità interna. Qui trovate un abbozzo di tazza. Come vedete dal disegno, il piano non è stato ancora scavato, l'oggetto ha già una forma esterna, ma il piano sul quale si imposterà l'operazione di svuotamento non è stato ancora toccato. Per l'operazione di svuotamento sono state individuate due diversi procedimenti di lavorazione. L'abbozzo può essere scavato dal bordo verso il centro, e quindi in una fase, diciamo, mediana centrale della lavorazione resta una colonnina. E qui entra in scena l'altro elemento significativo dell'industria del legno, e cioè la possibilità di trovare confronti significativi per quanto riguarda anche la funzione degli oggetti nel mondo tradizionale. A fianco della ciotola in corso di scavo c'è un vero e proprio tornio. Questo tornio si trova in un museo danese, ma insomma se ne conoscono anche in Italia settentrionale. La seconda possibilità di svuotamento è invece dal centro verso il bordo. Questo oggetto, un po' difficile da riconoscere, appartiene ad una classe di recipienti che non hanno né manici né anse, ma hanno una parte dell'orlo fortemente ingrossato e rilevato che funzionava probabilmente come manico. Qui si vede benissimo come l'apertura. Lo svuotamento di questo abbozzo sia avvenuto da un fronte centrale,
in un punto al centro del piano e con due fronti contrapposti che si allontanano progressivamente. Nel disegno si vedono anche alcuni fronti, sulla sinistra si vedono alcuni fronti delle tacche di arresto. In questo caso invece abbiamo un recipiente in cui lo scavo dell'interno è in fase molto avanzata, si vedono i gruppi di asportazioni, si conoscono benissimo le tacche di arresto. Spesso si ipotizza che per questo genere di lavoro venissero utilizzati soprattutto strumenti di metallo, ma è probabile, è possibile che venissero utilizzati anche taglienti di selce. In un caso all'interno di un recipiente in corso di lavorazione io ho trovato ancora conficcata una scheggia di selce e l'industria di Ledro andrebbe, l'industria litica di Ledro andrebbe studiata anche da questo punto di vista. E qui abbiamo una tazza del tutto completata. A sinistra l'interno, si vedono benissimo le tacchette d'arresto molto molto sottili, si riconoscono soltanto perché la luce radente le evidenzia. E sulla destra invece è una foto della parte esterna, anche questa è piuttosto interessante. Verso l'alto si vedono un tratteggio, si vedono delle linee tratteggiate in fila l'una rispetto all'altra, è quello che rimane delle tacche di arresto, di asportazioni, ma quello che è più interessante è che al di sopra si vedono degli spettri, delle striature che corrispondono alla fase di cancellazione di quello che rimaneva, delle tracce, quindi di quella che possiamo definire una vera e propria rifinitura. Qui invece possiamo esaminare uno dei casi in cui le usure sono particolarmente consistenti. Sulla sinistra vedete tre disegni, questo genere di bastoncelli con una o con due punte. Questo genere di reperti è stato considerato da Perini nel lavoro sul Fiavè come fusi. Su questo io non sono tanto d'accordo. I reperti si distribuiscono secondo un arco cronologico. Abbiamo il disegno in basso, bastoncelli con un'estremità troncata e l'estremità opposta a punta e usurata. Nel disegno centrale avete un bastoncello con due punte, una è usurata e l'altra è ancora in corso di lavorazione. Nel disegno in alto avete un bastoncello con due estremità a punta, entrambe usurate. Quindi è come se questi oggetti venissero mano a mano attivati, man mano che l'uso e forse anche il consumo procedeva, veniva attivata la seconda estremità. Sulla destra avete una foto delle condizioni delle usure. Si tratta di tagli, come si vede nella parte bassa della foto, che a furia di essere ripetuti sempre nello stesso punto, definiscono queste che sono le proprie tacche. Io non conosco casi di fusi che presentino questa caratteristica. E questi sono esemplari della stessa classe in cui il consumo è stato evidentemente considerato eccessivo per la funzionalità dell'oggetto e quindi si è proceduto a operazioni di rinnovo della superficie. Nel bastoncello a sinistra si vede benissimo sulla punta, si vedono benissimo sulla punta due asportazioni che tagliano, interrompono le usure. Sul bastoncello invece di destra, proprio al centro, si vede un'ampia asportazione un po' irregolare che però rimuove la superficie usurata dai tagli. Questo è un caso molto chiaro di
uso, consumo e rinnovo, e quindi di una prospettiva di vita dell'oggetto che puntava, diciamo, quasi ad un consumo integrale. In questo caso, invece, vi volevo mostrare quelli che possono essere i problemi prodotti per la tipologia dai processi di lavorazione. Sulla sinistra avete una tavoletta rettangolare con due linguette ricavate a risparmio dai lati brevi e due fori allungati tra loro paralleli. Il disegno ha tentato di rendere le tracce di lavorazione di questi fori, che sono ottenuti con interventi prodotti su entrambe le facce dell'oggetto. Sulla destra invece c'è un'altra tavoletta molto grande, in parte bruciata, probabilmente un elemento, parte di una struttura più grande. Vedete che al centro c'è un unico grande foro rettangolare, però lungo i lati brevi, a ridosso della luce del foro, ritrova lo stesso tipo di traccia che si ritrova nella tavoletta più piccola, quella rettangolare, e molto probabilmente, anzi io ne sono abbastanza convinta, per aprire questo grande foro rettangolare sono stati realizzati due fori oblunghi paralleli, come nella tavoletta rettangolare, e poi con due interventi di spacco i due fori piccoli sono stati collegati. Tutto ciò è documentato anche dalla differenza di superficie. La superficie delle tracce di lavorazione superstiti intorno ai bordi dei due fori oblunghi è una superficie spostata, mentre invece la superficie dei lati lunghi è appunto spaccata. Ora nasce, come dire, il dubbio è la piccola tavoletta rettangolare con le linguette ricavate a risparmio è arrivata alla fine della sua lavorazione, o noi siamo di fronte ad una fase intermedia che avrebbe prodotto un unico grande foro rettangolare? E questo credo spieghi bene i problemi legati alla subordinazione di discorsi tipologici ai problemi, alla ricostruzione dei processi di lavorazione. Qui invece approfondiamo il discorso che abbiamo detto prima a proposito della possibilità che per questa industria i confronti archeologici non siano sufficienti, ma come dire, significativi, importanti possano essere i confronti che si ricavano da contesti tradizionali. In questa slide vedete in basso il disegno di una bellissima spatola di tasso, purtroppo incompleta. Questa spatola presenta lungo i bordi dei lati una dentellatura che ha un comportamento particolare perché su una faccia la dentellatura è più lunga lungo un lato e più breve sul lato opposto e sulla faccia opposta l'inverso. La fotografia che vedete in alto vi dà l'idea di quanto regolare, precisa, sia questa dentellatura. Qui avete altri due esempi. A destra una spatola simile a quella che avete visto prima, si riconosce abbastanza bene questo comportamento della dentellatura che su una faccia è più lunga su un lato e più breve sull'altro e sulla faccia opposta l'inverso. E a fianco avete cioè una spatola triangolare con una dentellatura meno bella, meno regolare di quella che abbiamo visto nella slide precedente, però utilissima perché ci permette di collegarci a spatole molto più recenti. Nel Museo di Arte e Tradizioni Popolari sono conservate queste due spatole, questa vi faccio vedere la prima e poi anche la seconda.
come vedete sono un po' più grossolane, un pochino più rozze di quelle dell'età del bronzo, però hanno le stesse caratteristiche, una forma triangolare e lungo i lati una dentellatura che è a seconda del lato è più o meno lunga su una faccia e l'opposto sulla faccia opposta. Questa è anche la seconda spatola. Al Museo Tridentino di Scienze Naturali ho visto tanti tanti anni fa una spatola uguale a quella che abbiamo visto per prima, cioè molto lunga con un bellissimo manico. Purtroppo è scomparsa e invece ci avrebbe fatto tanto comodo. Comunque, ecco come funzionano le spatole moderne. Funzionano come pettine da telaio e questa stessa funzione la ritroviamo nelle spatole antiche. Questa è una sperimentazione che abbiamo fatto di recente con una replica. Purtroppo, la replica era uguale da un punto di vista morfologico all'originale dell'età del bronzo. Ma non era di tasso ed è stato subito chiaro quanto il legno di tasso sia, diciamo, migliore del legno utilizzato per questa replica, perché è un legno appunto duro con una grana molto fine che si può pulire, levigare e quindi scivola tra i fili del telaio senza intoppi. Comunque, anche qui vedete che questa lunga spatola è stata utilizzata come pettine da telaio. E diciamo che con questa slide concludiamo la carrellata che abbiamo fatto per la parafitta di Ledro. E passiamo alla caldera di Latera, il lago di Mezzano. La caldera di Latera è il polo, il secondo polo rispetto al lago di Mezzano. Il lago di Mezzano da solo si comprende poco per tanti motivi che vedremo in dettaglio. Il territorio è il Lazio settentrionale, la parte di Lazio settentrionale che si incunea tra Toscana e Umbria. In questa slide si conosce il lago di Bolsena, ma non il lago di Mezzano che è troppo piccolo, però ben chiaro è il nome di Valentano, del comune di Valentano, nel cui territorio ricade dal punto di vista amministrativo il lago di Mezzano. Anche qui si richiede una breve storia. Il sito è stato scoperto casualmente nel 1972. L'anno successivo, Maria Cristina Franco, Claudio Moccheggiani Carpano e Lamberto Ferriricchi, su autorizzazione e in collaborazione con la sovrintendenza, procedettero ad una campagna di prospezione topografica e di raccolta di materiale archeologico. Erano interessati a individuare e posizionare gli elementi che immediatamente si riconoscevano sul fondale del lago, e cioè queste teste di pali, questi pali che emergevano dal limo. Venne raccolto molto materiale archeologico straordinario per la qualità e per la quantità, e fin da subito fu chiaro che per l'età del bronzo dell'Italia centrale il lago di Mezzano rappresentava un complesso molto importante. Venne tutto pubblicato da Maria Cristina Franco nell'82 e la Franco fece spazio anche allo studio botanico dei campioni di pali che erano stati prelevati e le datazioni radiometriche. Nel 1983 la sovrintendenza riprende direttamente le indagini. All'inizio si segue un po' la traccia della prima campagna del 73,
L'interesse è quello di fare prospezioni archeologiche, prospezioni topografiche per cercare di capire lo sviluppo dell'abitato. Si fanno anche raccolte molto, diciamo sì, moderate di materiale archeologico. Gli obiettivi in realtà di queste primissime due campagne erano di ricollocare in un rilievo generale i risultati del 73, che significava anche ricollocare i materiali archeologici, e il secondo obiettivo era quello di individuare un'area adeguata per una campagna, per un saggio di scavo. In realtà il primo obiettivo venne mancato perché purtroppo non fu possibile riconoscere dei caposaldi topografici che consentissero di integrare i risultati del 73 in quelli delle campagne recenti, per esempio M2 nella ricognizione del 73 era spostato molto più a sud rispetto a quanto era. In più, man mano che si andava avanti, appariva chiara la necessità di sviluppare i discorsi, di sviluppare lo studio della caldera, cioè ricollocare la presenza umana nel paesaggio originale, perché il problema, la domanda era qual è il rapporto originale tra le strutture umane che troviamo, questi pali infissi nel fondale e lo specchio d'acqua, in che paesaggio ambientale e archeologico si colloca l'abitato di Mezzano. E da qui quindi la necessità di allargare la prospettiva all'intera caldera di Latera. I risultati di questo lavoro sulla caldera sono stati pubblicati nel 2012 e speriamo di poter presto seguire con il lavoro sul lago di Mezzano. Siamo in piena area vulcanica, quindi un mondo completamente diverso rispetto al lago di Ledro, ma di questo vi ha già parlato ampiamente Cerilli, per cui procediamo. Beh, vediamo un pochino in dettaglio la caldera di Latera. È una vasta depressione, vasta, insomma, è una depressione di circa 70 km quadrati, è divisa a metà da bastione di colline in due, quindi è divisa in due bacini, uno settentrionale e uno meridionale. Il lago di Mezzano si trova nel bacino settentrionale. L'elemento più immediatamente percepibile è il recinto calderico, che si è molto ben conservato a sud, a est e a nord, mentre a ovest le colate che hanno costituito la selva del Lamone, le colate tarde che hanno costituito la selva del Lamone, l'hanno un po' nascosto. Nella fotografia in basso a sinistra vedete il paesaggio che è caratteristico, inconfondibile. La foto è stata presa dalla Torre di Valentano, si vede benissimo il recinto calderico, la cinta di colline, la piana della caldera, e al di là del recinto si intuisce la presenza del grande lago di Bolsena. Questo è il lago di Mezzano, un laghetto anche più piccolo di quello di Ledro. I diametri e le profondità naturalmente non sono assoluti, già sappiamo e lo rivedremo meglio più avanti che il livello dell'acqua è in realtà una frontiera mobile. Diciamo che il diametro del lago è di circa 800 metri, il fondo è conico, caratterizzato dalla presenza di punti in cui il pendio è più dolce e punti in cui il pendio diventa più erto e ripido. La profondità misurata l'ultima volta era di circa 31 metri, ma Cosimo Palagiano, cui si deve il rilievo batimetrico del lago negli anni 60, ne ha misurati 36. Il lago di Mezzano ha un
In questo momento, come vedremo dopo, non sempre è stato così, in questo momento ha un emissario, il Fosso Olpeta, che è costretto a girare intorno al bastione centrale che divide in due la caldera, e il recinto calderico, lo costringe a uscire ad ovest per buttarsi nella Valle del Fiora. Il primo tratto del Fosso Olpeta, che si chiama Fosso delle Volpi, è stato scavato artificialmente, è un canale artificiale. Come vedremo, i lavori di rigenerazione e bonifica sono stati molto importanti nella caldera di Latera. Vediamo un pochino più da vicino, l'abitato. Ricordiamo che, gli elementi, gli indizi sono costituiti da pali che fuoriescono di pochissimo dal fondale del lago, sono coperti e nascosti da strati più o meno pesanti di limo. Da sud verso nord abbiamo l'area cosiddetta di M2, caratterizzata da una presenza fitta di pali. Non sembra possibile riconoscere una qualche distribuzione, ma dobbiamo tenere presente che in questi abitati le operazioni di manutenzione, quindi con l'infissione di nuovi pali, erano abbastanza frequenti. Nella batimetria a fianco, i puntini rossi costituiscono M2 e, come vedete, si collocano in un'area in cui il pendio si allenta leggermente, diventa più dolce tra due gradini più netti. Tra M2 ed M1, non ci sono altre presenze di pali. Questo tratto di costa è stato esplorato a lungo, attentamente, ripetutamente, e a meno di non essere stati particolarmente sfortunati, possiamo dire che M2 è un'area isolata e distinta da M1, che, come vedete, ha uno sviluppo particolare. Sono pali infissi nel fondale in allineamenti abbastanza allungati, paralleli tra loro e alla costa. M3, che è la scoperta della seconda fase delle ricerche, è praticamente la prosecuzione di M1. Man mano che andavano avanti le esplorazioni, la distanza tra M1 ed M3 si riduceva, tanto che io credo di poter affermare con una certa tranquillità che si tratta di un'unica grande area. Purtroppo le ricerche sono state troncate nel 96, le ricerche sul campo sono state troncate nel 96 e quindi di M3 poco sappiamo. Quali sono le novità? Le novità ci vengono dalla terribile siccità del 2017. La frontiera mobile nel 2017 si è abbassata molto, la siccità ha toccato il punto massimo a gennaio del 2018. Il lago si è abbassato di 80 centimetri, che sembra poco, ma in realtà per un laghetto così piccolo è molto. E ha fatto emergere la siccità, l'abbassamento del livello del lago, ha fatto emergere un gruppo di pali che vedete nell'acqua bassa e poi anche sulla spiaggia. Un barbaglio di luce a sinistra dei pali che emergono dall'acqua corrisponde ad un gradino del fondale. Questa nuova area di pali si colloca in corrispondenza del cerchietto nero, quindi documenta l'estensione di M1 in direzione nord-orientale, verso quello che doveva essere la bocca dell'Olpeta, la bocca originale dell'Olpeta. E nei primi anni di indagine il fattore della tenuta ci parlava di ritrovamenti di materiale, di ceramica, nei campi lungo il Fosso delle Volpi, ma nonostante le ricognizioni fatte con grande attenzione, l'ultima
fatta nel 2017, non sono emersi elementi. Quindi quel gruppetto di pali indicato dal cerchietto nero per ora rappresenta il punto più avanzato verso l'interno dell'abitato ora sommerso. Come abbiamo detto, uno degli obiettivi di tanto lavoro di ricognizione era quello di cercare di capire, di individuare un punto che poteva essere adeguato allo scavo. Un saggio di scavo è stato effettivamente fatto nel 1996 e purtroppo ha confermato i dubbi che erano maturati già dai primissimi anni, e cioè che il deposito archeologico non esistesse più. E quindi i pali fossero infitti direttamente in fondale lacustre. Come vedremo, il livello del lago di Mezzano si è mosso più volte, ancora nel XVII secolo si è alsato. E se c'è una cosa che ho imparato dai geologi è appunto che l'acqua crea stratigrafia ma abbatte stratigrafia. In questi movimenti l'acqua ha eroso il deposito, ha sottratto la matrice e ha fatto rodolare a valle il materiale archeologico. Quindi purtroppo i materiali archeologici di Mezzano debbono essere considerati come un'unica grande raccolta di superficie, il cui unico elemento significativo è rappresentato dalla distribuzione orizzontale. Una carrellata veloce di materiali. L'abitato di Mezzano è iniziato probabilmente nell'età del rame. Le ricerche del 73 hanno portato alla raccolta di un frammento di ceramica campaniforme, ma materiale assegnabile alla fine del Neolitico sembra riconoscibile anche tra i materiali raccolti dall'83 in poi, anche se ancora lo studio non è stato approfondito, quindi siamo ancora a livello, diciamo, di prima impressione. L'abitato però ha il suo massimo sviluppo durante l'età del bronzo. Qui abbiamo due spilloni, quello a destra, uno spillone con testa a disco e rotolo, che è stato collocato tra il secondo e il terzo orizzonte dei ripostigli del bronzo antico, mentre invece lo strano spillone a sinistra è un unicum. Ultimamente è uscito fuori un confronto da un sito in comune di Priverno, che però purtroppo anch'esso non viene da contesto. Questo spillone è databile, a mio parere, alla fine del bronzo antico. I confronti si trovano nel ripostiglio di Trassem, che segna la fase finale del bronzo antico in Germania, e nel ripostiglio di Trassem c'è uno spillone ma d'oro, non di bronzo, con due coppie di spirali complanari e una quinta spirale all'estremità dello spillone. Mentre invece per quanto riguarda lo sperone, particolarmente aguzzo in questo caso, i confronti utili sono un gruppettino piccolo piccolo di spilloni del tipo Flügelnadel, che vengono dall'alta valle del Rodano e che hanno appunto questi speroni e che vengono collocati anch'essi alla fine del bronzo antico. Qui invece abbiamo un po' di materiali del bronzo medio, la lama di pugnale tipo Gualdo Tatino, assegnato alla fase 2 del bronzo medio. Alla fase 2 del bronzo medio è anche la ciotola, che appartiene a un gruppo molto articolato, molto ampio, e invece poco presente, anzi quasi del tutto assente, è l'ultima fase del bronzo medio. Questa tazza con una decorazione appenninica proviene dalle ricerche del 73 di Maria Cristina Franco. Quel bronzo recente è documentato da ceramica, una tazza, come vedete, con un'ansa incompleta, cosiddetta paperella,
e da un gruppo molto consistente e molto importante di bronzi, in basso la spada tipo Canegrate, a sinistra la punta di lancia, anch'essa è un unicum, in parte per la presenza dei due spuntoni laterali laddove avrebbero dovuto essere i due fori. Dopo il bronzo recente non sembrano individuarsi resti assegnabili al bronzo finale. Anche nel 2017 è stata individuata, per esempio, è stata raccolta un'altra punta di lancia, ma anch'essa va assegnata al bronzo recente. Questo quindi per quanto fin qui per quanto riguarda il lago. Quindi è evidente che in una situazione in cui l'erosione ha distrutto i depositi, la ricerca deve procedere in un altro modo, e in un altro modo infatti ha proceduto. Questa è una carta sintetica dei litotipi della caldera di Latera, ed è il risultato delle ricerche condotte nel 1993-94 dalla Soprintendenza archeologica. Grazie alla collaborazione con Carlo Giraudi dell'Eneo è stato possibile fare un'analisi aerofotogeologica preliminare che ha individuato una serie di elementi, per esempio le pallioline di riva, e tutti questi dati sono stati poi verificati con una ricognizione sistematica a tappeto condotta da una squadra formata da un geologo e da un archeologo. Le didascalie non si leggono, ve le spiego io. In rosa è il basamento vulcanico, in giallo sono i depositi lacustri, in marroncino sono i colluvi, i detriti di falda e in blu sono formazioni travertinose. Come vedete, quindi il lago di Mezzano è in realtà un relitto di una presenza di acqua che era molto più consistente, molto, molto più ampia. Qui vediamo un pochino più in dettaglio la presenza dei laghi. Intanto dobbiamo esaminare la caldera distinguendo tra bacino settentrionale e bacino meridionale. Il bacino settentrionale presenta un primo lago a quota 480 ed è la linea blu. E in una seconda fase questo lago si riduce e si trasforma in due laghi di dimensioni minori che sono le linee rosse in corrispondenza del pozzo dell'Ulpitella e in corrispondenza del lago di Mezzano, forse un pochino più grande di come adesso. Una terza fase in questo bacino settentrionale che corrisponde al 3800, un momento di grandissimo stress climatico, il pozzo dell'Orpitella scompare e resta soltanto il laghetto di Mezzano. Invece nel bacino meridionale abbiamo una paleolinea di riva a 410 metri, che è la linea verde che vedete, ma vedete anche che i depositi lacustri sono stati individuati al di fuori di questa linea verde e quindi anche qui probabilmente questo specchio d'acqua ha avuto una variazione, anche se noi non siamo stati in grado di tracciarla con precisione. In questa carta sono state riportate anche le comunità antiche. Naturalmente io non parlo qui di tutta una serie di problemi preliminari, per esempio la leggibilità del terreno, che sembrano noiosi, ma purtroppo hanno pesato molto su questa indagine. Possiamo però vedere che di fatto c'è una compatibilità, anzi una complementarità tra le due classi di dati, tra i dati geologici e i dati archeologici. Nel lago di quota 410 del bacino meridionale si vedono dei puntini neri sui depositi lacustri, ma in realtà ci sono molti dubbi che corrispondano
che quelle raccolte di superficie corrispondano proprio a presenze antiche. Perché in un caso, nel caso di un sito chiamato Scoponeto, che è il puntino più in alto, da cui veniva una raccolta anche piuttosto consistente di materiali, la sovrintendenza ha dovuto procedere con scavi preliminari, alla realizzazione di un vastissimo impianto fotovoltaico. Sono state eseguite numerose trincee l'una a fianco dell'altra alla ricerca di questo sito. E anche molto profonde, fino a 5 metri, ma queste trincee hanno messo in evidenza soltanto depositi lacustri. Quindi possiamo essere certi che nel caso di Scoponeto il materiale si era mosso da un altro punto. In altri casi si tratta di ricognizioni di gruppi archeologici locali che non sempre collocano le presenze su cartografia, spesso si limitano a toponimi. In qualche caso il toponimo copre diciamo, il giallo e l'area di depositi lacustri e altre zone, quindi è difficile dare grande credibilità. Invece, particolarmente significativo, ne voglio parlare, è quel puntino che si vede in alto a destra, che corrisponde al sito del Vallone, individuato nel corso delle ricognizioni del 93-94, da cui viene tra l'altro una tavoletta enigmatica. Lo scavo che venne fatto in quell'area fu di grande interesse perché, intanto, come vedete, è praticamente appena al di sopra della linea di riva di 410 metri. Si tratta di una struttura molto semplice, un acciottolato, che però ha fornito materiale organico che ha consentito di fare una datazione coerente con la fase di stress climatico del 3008 BP. Quindi questo come inquadramento generale della caldera. Vediamo invece, da un punto di vista geologico, un po' più da vicino, il bacino del lago di Mezzano, che è stato studiato da Carlo Giraudi, in parte con i suoi strumenti ben rodati, che sono le foto aeree, in parte grazie ad una serie di trincee che la sovrintendenza ha realizzato nel corso delle campagne di studio, sia lungo la riva del lago, sono i tratti A'1, sia lungo, dove è scritto sezione 3, all'uscita dell'Orpeta. Il lago di Mezzano, come tutta la caldera di Latera, e questo è stato un altro grande problema, è stato sottoposto a ampie operazioni di bonifica e di regimazione. Il bacino del lago era molto più ampio del lago attuale, stretto tra quello che resta del cratere, con una piana attraversata dal fosso delle Volpi. Gli studi di Giraudi hanno permesso di stabilire che tutti gli affluenti principali del lago di Mezzano sono stati deviati verso il fiume Olpeta. E inoltre ha permesso di stabilire che il lago di Mezzano ha avuto molti movimenti durante le fasi, diciamo così, più umide, fresche, con maggiori precipitazioni, il livello del lago sale e a quel punto la direzione del deflusso delle acque va dal lago di Mezzano verso l'Orpeta. Quando abbiamo invece situazioni di clima più arido, di riduzione delle piogge, allora avviene l'inverso: non solo il lago si riduce, ma la direzione del deflusso delle acque va dall'Olpeta verso il lago di Mezzano. E questo appunto è accaduto più volte nel tempo. Questa è una carta dei primissimi anni del XVII secolo, considerata affidabile, attendibile dagli esperti. Si riconosce il grande lago di Bolsena con le due piccole isole e a sinistra il lago di Mezzano, che ha perso però la sua forma circolare
ha la forma a goccia, perché in questa fase siamo in una fase, diciamo così, più fresca, più umida, e quindi il livello del lago si è alzato, ha assunto una forma a goccia perché è uscito dal letto del cratere e si è allargato nella pianura del Fosso delle Volpi. Si riconosce benissimo l'andamento dell'orbita, che fa quella curva strana, costretto a girare prima a est e poi a ovest per raggiungere la valle del Fiora. L'ultima campagna di studi che dobbiamo affrontare è quella del 1995, quando l'Università di Potsdam, in collaborazione con la Facoltà di Botanica della Sapienza di Roma e ovviamente in collaborazione con la Sovrintendenza, ha proceduto a fare una carota, anzi una serie di carote importanti. Nella foto a destra vedete al centro del lago il pontone su cui era montata l'attrezzatura, che vedete invece nella foto di sinistra, che ha consentito di prelevare dal fondale lacustre tre carote parallele relative agli ultimi 34.000 anni. Queste carote sono state studiate da tutti i possibili punti di vista e hanno consentito di ricostruire le variazioni climatico-ambientali appunto a partire da 34.000 anni prima del presente. In particolare, con Laura Sadori, che riconoscete nella foto in basso a sinistra con la maglietta gialla, e con Carlo Giraudi, è stata fatta un'analisi molto precisa e molto dettagliata dell'età del bronzo per rispondere a uno degli interrogativi che chi si occupa di paleoclima si pone in continuazione, cioè in che misura l'uomo interviene, impatta sull'ambiente e provoca cambiamenti climatici. Questo è il diagramma delle percentuali di polline nel tratto di carota che va dal 4100 al 2900. Non entriamo nella questione della datazione di questa carota, che è un tema molto complesso, non c'è spazio in questa circostanza. In grigio è il polline delle piante arboree, e in nero invece quelle non arboree, le erbe. Quindi la prima colonna mostra l'andamento del bosco in rapporto all'andamento delle piante erbacee. Tra 4100 e 3800 siamo in una situazione in cui il bosco è particolarmente lussureggiante, c'è una copertura molto ricca, il livello delle acque del lago è alto, come si può dedurre anche dall'andamento dell'Alnus del lontano, la cui notevole presenza indica uno sviluppo considerevole in lunghezza delle rive del lago. Abbiamo quindi un livello alto del lago, un clima diciamo fresco umido. In questa condizione, con questa copertura di bosco, in questa condizione diciamo di climatica particolarmente favorevole, la presenza dell'uomo non si può escludere, come indica il Rumex, che è una pianta che documenta il diradamento del bosco, la creazione di radure. Però possiamo dire con certezza che l'uomo non impatta sull'ambiente. A 3800 BP avviene un'improvvisa e drammatica caduta della presenza di polline delle piante arboree, quindi una notevolissima riduzione del bosco, con un abbassamento del livello delle acque del lago, che arriva a 440 metri sul livello del mare, quindi una crisi climatica di proporzioni veramente consistenti. E in questa situazione
possiamo documentare un fortissimo impatto della comunità umana, perché le piante erbacee sono soprattutto le piante coltivate e le piante cosiddette sinantropiche, cioè le piante ruderali e infestanti. Inoltre, in questa fase, i microcarboni di legna che indicano incendi barra fuochi sono crescenti di numero e crescenti anche di dimensioni. Quindi assistiamo ad una situazione in cui una crisi climatica, un cambiamento del clima verso condizioni di maggiore aridità è in questo caso specifico aggravato, reso molto più manifesto dalla presenza di una forte comunità umana. Qui siamo in corrispondenza delle fasi, della fase della fine del bronzo antico e dell'inizio del bronzo medio, come ci dicono i materiali recuperati dai fondali del lago di Mezzano, e quindi siamo in un momento in cui intorno al 3600 abbiamo il massimo impatto delle comunità umane, che corrisponde alla massima riduzione della copertura di bosco, che tra l'altro significa altri fenomeni, per esempio un aumento dell'erosione e quindi un aumento del deposito al centro del lago. In queste condizioni noi verifichiamo anche l'inversione del drenaggio delle acque. Quindi le acque sono drenate non come avviene nelle condizioni in cui il livello del lago è alto, dal lago verso l'emissario, ma viceversa. Abbiamo detto che questa situazione tocca il massimo impatto a 3600. Intorno ai 3000, fino al 3500 BP, quando invece abbiamo una ripresa del bosco in corrispondenza della fase finale del bronzo medio. Il bronzo medio è poco presente in tutta la valle del Fiora, e quindi in questo apparentemente il lago di Mezzano rientra in una, come dire, in un fenomeno generale, ma come vedremo in seguito in realtà sembra legato a caratteristiche, a condizioni specifiche del comparto della caldera di Latera. Intorno al 3500 abbiamo un miglioramento climatico con la ripresa del bosco, la riduzione del polline delle piante arboree, una riduzione dei microcarboni di legna, il che significa che il miglioramento climatico si lega ad una minore presenza umana. La presenza umana, l'impatto umano si percepisce molto meno. L'altro momento importante che ci serve di vedere in questa circostanza è poco prima del 3003 BP abbiamo una sicura presenza umana. Abbiamo una riduzione di bosco, l'aumento delle piante legate all'uomo, l'aumento di numero e dimensioni dei microcarboni, abbiamo una nuova riduzione dell'allus che indica una riduzione delle linee di riva, un abbassamento del livello del lago, una nuova inversione del drenaggio delle acque, e questa fase corrisponde a bronzo recente che nel lago di Mezzano in questo momento di studio dei materiali è rappresentato soprattutto da un complesso molto significativo, molto importante di bronzi, di oggetti di bronzo. Questa situazione si modifica tra il 3100 e il 2900, riparte il bosco, c'è una riduzione molto consistente delle piante non arboree e tutti gli altri elementi che abbiamo già considerato. Dal lago di Mezzano non risultano materiali assegnabili al bronzo finale. Abbiamo un paio di date dai pali recuperati nella campagna del 73, ma insomma si tratta di datazioni che vanno un attimo considerate. Come
con attenzione, non si può tra l'altro escludere che ci fosse una capanna, ci fosse un piccolissimo agglomerato. Quello che è certo è che l'occupazione del lago massiccia, come l'abbiamo vista tra bronzo antico e bronzo medio e poi nel bronzo recente, scompare. E in contemporanea invece rileviamo l'occupazione delle alture più importanti del settore orientale del recinto calderico. Abbiamo comunità a Monte Starnina, abbiamo tracce, questo è più giusto dire, su Monte Starnina, su Poggio Evangelista e sulla montagna. La conclusione qual è? La presenza dell'uomo nella caldera di Latera e in particolare sul lago Mimezzano sembra legata a fasi di aridità. Noi sappiamo che la caldera in realtà è un ambiente in cui non abbiamo più i laghi, ma la falda è certamente molto alta. In occasione di temporali molto forti, il piano della caldera si copre di vaste pozzanghere quasi stagni. Quindi è possibile che la zona fosse interessante per le comunità antiche, soprattutto in quei momenti in cui fasi climatiche aride, relativamente aride, la rendevano più asciutta, riducevano la presenza dell'acqua, e questo probabilmente in connessione con le tecniche culturali, cioè con la capacità di o l'incapacità di coltivare terreni che risultavano troppo pesanti. Quindi, in questo senso, l'assenza di documentazione della fine del Bronzo Medio sembra acquistare un valore leggermente diverso rispetto a quanto accade in genere nella Valle della Fiora. Sembra più legato appunto a ragioni interne alle comunità umane. Grazie per l'attenzione. Un'ultimissima conclusione per quanto riguarda l'Edro, mi sembra utile sottolineare quanto sia importante nello studio, nella ricerca di siti subacquei, la fase relativa alla raccolta, al restauro e al deposito di questi materiali che hanno bisogno di particolari strutture dedicate che consentano la conservazione nel tempo. E per quanto riguarda Mezzano, invece, mi sembra utile sottolineare come indagini come quella appunto quelle legate alla ricostruzione del clima antico possano intervenire in ricerca archeologica e farne parte in modo integrale. Dalla dialettica tra le classi di dati, i dati archeologici e gli altri dati fisici, chimici e in generale paleoambientali, è possibile ottenere ricostruzioni in situazioni, diciamo, sfortunate come quella di Mezzano, in cui l'erosione dell'erosione dei depositi archeologici ci ha privato della documentazione principale, e cioè di contesti unitari e di connessioni specifiche tra i materiali. Grazie.